Salve gente, sono Larus, con qui su ROM 2 Total War con i nostri ateniesi. Nell'ultima puntata abbiamo fatto un po' di cose. Stiamo tenendo sotto assedio Cagliari e molto probabilmente in questo turno la conquisterò. Farò un assalto almeno. Sembra una città bella tosta, però ci proveremo. E oltretutto ci hanno preso e abbiamo riconquistato Cosenza. Una conquista abbastanza rapida. Tanto dobbiamo rimandare tutte le nostre unità qui. Ok. Ora, vediamo un po' come siamo messi con armamento d'assedio. Voglio prima fare la Tartoise, la tartaruga d'assedio. E poi dopo vorrei fare un bell'assalto. Intanto qui stiamo andando abbastanza bene, ci stiamo ancora difendendo, il nemico non è ancora passato per il deserto. E intanto questo esercito qui... tengo a precisare una cosa. Adesso se vedete gli uomini un po' distrutti è perché la scorsa puntata, la battaglia alla fine non me l'ha salvata perché mi è crashato il gioco a fine video. Quindi non è cambiato nulla, per carità, è solo che ho fatto autorisolvi la battaglia, che non c'avevo voglia di farla due volte. Tanto non è che cambia molto. Possiamo aumentare qualcosa, mettiamo il generale guerriero, perché no? E ok, intanto nell'Hellas non possiamo fare nient'altro, direi di stare così tranquilli. E possiamo aspettare ancora. Tanto voglio tenermi un po' di soldi da parte. Magari anche diminuiamo un po' le tasse. Non tantissimo, però comunque. No, troppo. Troppo. Ok, comunque stiamo un attimo qui e torniamo. Prossimo turno attaccherò Cagliari. Dovrebbe essere una battaglia bella tosta. Perché le battaglie con di assedio, anche se tanti uomini, ne perdi tanti. Non voglio tanto fare un lungo assedio, perché voglio prima possibile poi dopo attaccare subito la costa nord di Masesili e prendermi la zona dell'Algeria, più o meno. Non so come chiamarla quella zona. Comunque, ci siamo un po' capiti, la costa, appunto. E appunto stanno arrivando nuovi rinforzi, quindi è meglio che mi sbrigo un po' ad attaccare. Se arrivano rinforzi non riesco più a conquistarla, quindi è meglio che in questo turno qui faccio un bel assalto. Tanto tu che cosa vuoi fare, tizio? Vuoi fare un po' di sovversione, stronzetto. Poi arrivano altri Masesili, quindi c'è probabilità che vogliono dare una mano a Cagliari. Ah, questa battaglia, cioè questa puntata qui ci sarà l'assedio di Cagliari. Mi immagino una battaglia bella grande. Cagliari... non ho mai fatto una battaglia a Cagliari in ROM 2, mai. Tanto qui ci sono schiavi che vengono distrutti. Però immagino che sia una città bella grande. Poi oltretutto hanno potenziato abbastanza le mura. Però io ho l'occorrente per conquistarla, ho cose, Tartoise, c'ho le scale, c'ho anche dei... non un ariete, ma credo di avere una torre d'assedio, qualcosa del genere. Ah, un sabotaggio. E i Seleucidi non vogliono più fare un commercio con noi. Vabbè. Ora direi che possiamo partire all'attacco. C'è una flotta fatta solo di giavellottisti, poi dopo l'esercito di guarnigione e la flotta di guarnigione. Iniziamo l'assalto. Mi immagino una battaglia bella lunga e bella tosta. Abbiamo anche una balista, quindi il mio piano è tentare di fare una breccia nelle mura in qualche modo e allo stesso tempo conquistare anche le mura. È una cosa un po' particolare. Intanto vedo anche che la cartografia della mappa è molto strana. Non ho mai visto una mappa del genere. C'è anche una sorta di acropoli. Sto un attimo pensando dove possiamo fare breccia. Devo dire, forse faremo breccia sulla porta nord-ovest.
E da quella porta lì vedremo di prendere altre cose. Prima voglio bombardare tanto la città, non voglio lasciare troppo dentro. Dovrebbe essere una delle battaglie d'assedio più grandi che faremo più o meno nella partita, credo. Probabilmente però dovremo fare anche un'altra battaglia subito dopo per difesa di Cagliari stessa, perché se arriva l'altro esercito che vuole riprendersi Cagliari, dovremmo fare un'altra battaglia in difesa. Però vediamo un po'. Forse sarei ricordata nella storia parallela di questa partita di Rome 2 come una delle battaglie più grandi. Vediamo un po'. Ok, credo che può andare bene così. Iniziamo a fare tutto. Ok. Oddio, sembra bella tosta come città. Una città di in stile zoroastriano. Guardate qui che bello. La grafica non è tanto al massimo, perché prevedevo che ci fosse questa battaglia, quindi non voglio tanto avere cali di frame rate, più che altro per la qualità video. Ok, il mio piano è appunto conquistare... Aspetta, guardiamo così. Il mio piano è conquistare questa zona delle mura, prendere la porta e dopo andare all'interno, conquistare questa piazza, conquistare poi dopo... il palazzo. Poi dopo conquistare il porto. L'unica cosa che stavo vedendo è che c'era un po' di torri. Torri difensive. Torri con arcieri. Probabilmente saranno questo un bel problema. E non so un po' come fare. Ok. Tanto dire, le mura sono imponenti, cavolo, a me fanno un po' cagare sotto. Probabilmente faccio che tirare giù le torri con arcieri, con le baliste, poi dopo prenderò il resto. Intanto teniamo anche l'esercito dispiegato, così non è un grande problema. L'unica cosa, faccio che mettere dietro tutte le altre torri. Ok, testuggine voglio portare qui. Poi dopo vedo di fare quello che posso. Partiamo subito con l'attacco. Oh, no, 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 no. Proiettili standard. Mi immagino una battaglia dura. Bisogna tirare giù prima... tutte queste cose qui, difese e torri con arcieri, che sono veramente toste, soprattutto se voglio conquistare. Tanto ho la tartaruga, ho tutto il resto per tirare giù le mura. La tartaruga, devo essere sincero, non l'ho mai vista come arma prima di Rome 2. Sapevo che c'erano dei tipi di ariete utilizzati per conquistare le mura e per distruggerle, però non pensavo che fossero qualcosa del genere. A me effettivamente un ariete del genere mi fa molta paura, soprattutto la prima volta che l'ho visto in una battaglia d'assedio, che ero in difesa. Ho visto una cosa del genere che si avvicinava, ti prendi veramente tanta caga addosso, perché non sai nemmeno che cosa fa. Tanto una torre di difesa sta per essere distrutta. Io voglio distruggere queste due torri e poi dopo conquistare le mura. Ok, distruggiamo l'altra torre e poi dopo possiamo partire subito per l'assalto alle mura. Prima con la tartaruga, che voglio fare una bella spianata qui, e poi dopo magari conquistare anche le mura per distruggere tutti i uomini delle tribù che stanno qua sopra, che se no mi lanciano i giavellotti. Per la conquista della Sardegna. Comunque un saluto a tutti gli amici di Cagliari, se ci sono. Vi sto conquistando la città. Ok, io direi che posso partire con le due torri con torri d'assedio e spostare anche la tartaruga.
Ok. Iniziate già a muovervi. Pian piano. Sì, qua abbiamo quasi distrutto la torre. Con una salva ed è distrutta. Molto bene. Torre distrutta. E ora spariamo un po' qui. Alla porta con olio. Ecco, è per questo che non mi piace tanto andare per le porte. Quando hanno l'olio bollente fanno tanto male. Secondo me però ci sono scorte infinite di olio. Non è che è tanto realistico l'olio. Non è che lo trovi proprio sempre nella realtà. Ecco. Ok, le baliste hanno finito le munizioni. Comunque, a me... Immaginate una scena del genere. Voi siete sulle mura, tipo un tizio del genere, e vedete arrivare un esercito, così. Io mi cagherei sotto, dalla paura. Vabbè. Ok. Iniziamo a conquistare le mura. Anzi, direi, l'altra torre d'assedio la posso mandare qui. Così riesco a conquistare questo lato delle mura e prendermi tutto. Invece con questa torre d'assedio voglio prendere questo lato delle mura, perché se devo fare una breccia qua dentro, ovviamente non posso passare da un lato all'altro delle mura. Tanto, guardate come trapassa tutto. Ok. Soldati, prendete le mura. Mi piace come si sposta. Ma mi chiedo, come vengono spinte queste torri d'assedio? Oppure vanno avanti con forza del pensiero? Perché torri del genere da spingere... veramente, adesso ho fatto la battuta, però... Nella realtà, spingere delle torri d'assedio del genere, cavolo, è pesante. Sì, effettivamente è come le vuoi portare attorno. Vabbè, conquistiamo subito le mura. Con gli opliti. Ci sono anche delle... Ah, queste qua non sono le torri d'assedio, che sopra c'hanno pure le baliste. Piccoli, gli scorpioni, non so come si chiamano. Ok, muovetevi uomini. Stiamo per prendere le mura. Ci sono i nostri soldati che sono un po' danneggiati per il fatto che c'è stato tutto l'assedio. Tanto la torre sta prendendo danno da fuoco e si deve avvicinare subito alle mura. Avvicinati, dai, prendi le mura. Veloce. Più veloci, dai. Dai, scendete. Perché state scendendo? Alcuni scendono. Ok, dai, salite. E ammazzate più o meno tutti. Senza farmi ammazzare. Ok, vai. La torre d'assedio sta andando un po' in fiamme. Ehi! Voi chi siete? Che ci fate lì? Ci sono dei soldati che ci stanno prendendo alle spalle. Mandiamo anche... Ah, ma sono solo giavellottisti. Oddio, però mi sparano alle spalle. Oddio. Eh sì. Sparate. Cioè, tirate. Fate quello che volete alle mura. Oddio, questi opliti qui non se la stanno passando tanto bene. Mando anche il generale per dare una mano. Oddio, non me la sono aspettata questa, eh. Ok, iniziamo a tartassare le mura con la tartaruga. Fa malissimo. 93. Pam! Breccia nelle mura. Facciamone un altro, va. Mi piace. Ok, qua l'assalto è andato tanto bene. Però adesso è arrivata la fanteria tutta incazzata.
e si dovrebbero ritirare più o meno in tutti. Ok, abbandonate la macchina d'assedio per il momento. Molto bene. Ok. Voi come la state cavando? Così, così, ecco. Ok, tutti gli altri scendete, venite verso le mura tutti quanti e date una mano più o meno come potete. Ah, ma voi siete picchieri che... Ah, vabbè, non vi ho dato le picche. Però dovrete più o meno farcela, ce la potete fare, non sono grandi problemi. Ok, la conquista di mura non è andata un granché bene. E mi dispiace. Ok, però qua si stanno ritirando in tutti, più o meno, tantissimi. Guardate come si ritirano. Ok, picche, adesso mi serve il vostro aiuto per conquistare dentro la città. Questo piccolo spazio è perfetto per le picche. Magari se riesco a fare un'altra breccia nelle mura. Sempre con questi. Ok. Generale, vai a ammazzare questi tizi. Picche, formate qui una falange e vedete di fare un'altra breccia nelle mura. Ok. Pronti? Andiamo uno alla volta, perché se no non ci passiamo tutti. Ok, qua stiamo facendo altra breccia. Che cosa state facendo? Che abbiamo fatto un'altra breccia nelle mura. Però se andate in una formazione così a culo, non ce la fate. Andate a dare una mano voi altri tizi. Voi spadaccini. Ok, picchieri, serve un'altra mano. Ok, i picchieri qui stanno facendo una formazione molto strana. Però dai, no, non resistono. Ritiratevi un attimo. Voi che state facendo? Ehi, generale, carica. Andate di nuovo all'attacco, picche. Ok, stiamo per entrare dentro le mura. Le picche entrano. Ok, i lancieri della Numidia stanno soffrendo, si stanno per ritirare, però voi girate e andate contro... Ah, c'è la gamba che mi fa un po' male. Andiamo all'assalto di questi tizi. Chi siete voi? Tizi molto fastidiosi. Ok, mando all'assalto gli altri uomini. Ok, muovetevi e andate tutti all'assalto di questi giavellottisti che non mi piacciono assolutamente. Ok. Si stanno per ritirare, si stanno ritirando. Molto bene. Guardate come si ritirano in fila indiana. Che carini. Alla fine non si ritirano.
Bene. Ok. Date in carica e ammazzate tutti più o meno. E anche questi giavellottisti libici. Ok. Continuiamo a muoverci verso la città. E intanto questo lato, beh, ce la facciamo, sono giavellottisti solo. L'unica cosa è che c'è qui la torre con gli arcieri che ci fa molto male. E piovono giavellotti un po' dappertutto. Ok. Bene, abbiamo vinto. Credo. Sì, abbiamo vinto. Abbiamo preso la città. Abbiamo perso solo due opliti. Completamente. Ne abbiamo fatte un po' di perdite, però me lo immaginavo. Più che altro perché hanno troppi giavellottisti, Getuli. Troppi. Però ci abbiamo fatta. Più che altro ho fatto l'attacco che non dovevo fare. Era di conquistare le mura con la... come si può chiamare? La torre d'assedio. Che effettivamente non so se è stata proprio una buona mossa. Forse le torri d'assedio servono bene se non riesci a sfondare le mura. Se sfondi le mura effettivamente non servono le torri d'assedio. Boh, non lo so. Io non è che sono un grande stratega, eh. Credo che l'abbiate capito. Però, anzi, come si dovrebbero utilizzare le torri d'assedio? Prima si conquista le mura e poi dopo si distruggono, anche se non ha tanto senso. Oppure se si riesce a distruggere le mura non si utilizzano le torri d'assedio. Oppure se non hai possibilità di conquistare le mura, non hai possibilità di conquistare le porte, si va per attaccare le mura. Boh. Io preferisco sempre tirare giù le mura perché mi piace. È bello. Forse le torri d'assedio hanno il vantaggio che non tirando giù. Non tirando giù le mura. Dopo, quando hai conquistato la città, non dovresti più riparare dentro gli edifici, le mura. Ma è questo qua il generale Casta. Ai. Questo qua era il generale della Casta. Casta. Anzi, è proprio scritto da... Noi siamo la gente del potere, ci temono. Oddio. È Casta. È Matteo Renzi. Ok. Abbiamo distrutto l'esercito, abbiamo perso due uomini completamente, due unità. E occupiamo. Che animazione, non l'ho mai vista. Figa. E abbiamo preso Cagliari. Ora dovremmo Oh, che bella città grande. Qua direi di fare un porto commerciale. No, non mi va tanto di fare delle cose del genere per edifici militari. Qui voglio fare tanto... Facciamo un tempio di Atena. Vorrei fare tanti edifici pubblici e commerciali. Tipo qua un Marcastoa. Che sarebbe un mercato, credo. Vediamo un po' che cosa dà più commercio. Sì, il Marcastoa. Ok, bene, ora devo spostare subito la flotta contro i... come si chiamano? I guardiani delle onde. E ora i Getuli, avendo perso la loro unica città... No, ne hanno un'altra. Getuli, avete troppe città. Getuli, voi dove siete? Siete anche qui. Avete questo. Praticamente. Volete una pace? Am I always to be disturbed by foreigners? If it is arms you want, talk to my major domo. Vorrei fare una pace. Perché continuare con guerre, non guerre, non è che mi va troppo. Con voi, siccome mi date problemi, faccio una pace. Così, basta. Non ci pensiamo più. Ok. Ora
contro i Masesili, però adesso voglio combattere fino alla fine. Oh, l'unica cosa è che tu sei in mare aperto adesso. Spostati un po'. Ok, non avendo più i Masesili da Masesili, Getuli da combattere, adesso abbiamo solo i Masesili da combattere. È un bene. È un grande bene. Grandissimo. Così possiamo prendere Yol e Dimidi in niente. Vorrei ancora tenere questa posizione serrata per un po', prima di mandare un attacco definitivo con questo esercito, sperando che si recuperi presto. Quanti turni? Uno. Qui due, vabbè, comunque siamo messi abbastanza bene. I figli di Tick, il comandante mettiamo comandante come abilità. E ok, molto bene. Adesso abbiamo preso Cagliari, ci manca solo più la Corsica e credo Cipro. E abbiamo preso praticamente le isole maggiori del Mediterraneo. Forse ci manca... sì, ci mancano anche le Canarie. Non le Canarie. Buonanotte. Maiorca e Minorca. Comunque non mi ricordo come si chiama quell'arcipelago. Oddio, non ricordo. Comunque, prese quelle due isole. Credo che abbiamo tutto il Mediterraneo, tutte le isole del Mediterraneo praticamente dalla nostra parte. Ovviamente le isole maggiori, la Sardegna, che credo che sia l'isola maggiore del Mediterraneo, e la Corsica ce l'abbiamo, manca... cioè la Corsica, e la Sardegna ce l'abbiamo, manca la Corsica, e Cipro e quelle altre isole che ho sopracitato. Ora, i Masesili vogliono farmi un attacco? Via mare. Aspettiamo. Tanto i Veneti vanno sempre avanti e indietro, siccome hanno un regno un po' sparso. Chissà come stanno andando le loro conquiste in Gallia, se le stanno facendo. Non mi ricordo se sono miei alleati o meno. Credo di no. Però dovrei fare un'alleanza con loro. Comunque, conquistati i Masesili, voglio ricordare i miei piani, voglio puntare tutto su Siracusa, e poi dopo credo che continuerò fino a quando non vincerò. Ah no, sobborghi a Cosenza. Distruggi, e ok. Ah, Siracusa ha dichiarato guerra ai Masesili. Brava Siracusa, brava. Ah, siete ancora qui, non vi ho più dato nessun ordine. Mi ero dimenticato di voi due. Patercolo, già, mi ricordo di te. Ora, ricerchiamo un po' la filosofia. Anzi, istituzioni legali facciamo. Questo qua è una flotta nemica. E non mi piace molto. Aspettiamo ancora un po', intanto direi di mandare questo, l'esercito dei campioni di Nike, che non si pronuncia Nike, mi scuso per la pronuncia orribile che ho fatto nello scorso video, e li mando a controllare Cagliari, intanto con questo esercito qui a Cagliari, dei figli di Tike, vado a Yol e me la prendo. Si vorranno di sicuro ribellare quelli a Cagliari, però non importa. Andiamo a combattere. Oh, siete in tanti qui, eh. Oddio. Se faccio una battaglia navale mi devo subito ritirare. Non posso combattere una battaglia navale così. Quindi, credo che per questa puntata sia tutto. Ah, i Getuli hanno dichiarato guerra a Siracusa. Quindi, credo che per questa puntata sia tutto. Votate, commentate. Ci sentiamo alla prossima, gente. Dall'Ares tutto. Ciao!